Oggi avete sentito questa esigenza di festeggiare la festa internazionale della donna su questa spiaggia di morte? Sì, come donne DEM della provincia di Vibo Valentia e dell'intera Calabria abbiamo deciso di non fare convegni o manifestazioni, bensì di venire laddove si è consumata questa immane tragedia e di tentare di rendere un omaggio non solo alle donne, tutti i bambini e tutti gli uomini sepolti in questo mare. Ci è sembrato giusto, ma abbiamo sentito di farlo e ci siamo organizzati e l'abbiamo fatto. Pensiamo sia la cosa più giusta oggi. Un 8 marzo diverso dal solito. Questo è un 8 marzo di dolore, però anche un 8 marzo di consapevolezza. Siamo ancora all'anno zero per quello che riguarda accoglienza migranti e salvataggio dei migranti. Bisogna cambiare paradigma, lo diciamo da tempo, ma adesso questa crudeltà che abbiamo visto su queste spiagge di Cutro ci mette proprio il problema dinanzi agli occhi. Non possiamo più chiuderli, bisogna fare in modo che il Consiglio dei Ministri di domani possa veramente uscire fuori con una novità riguardo all'umanità che deve esserci. Tutti vanno salvati in mare, tutti, qualunque nazionalità, da ovunque provengano. Dopodiché tutto quello che deve essere sarà, ma prima di tutto salvateli. Il dolore è immenso, però adesso insomma ci vogliono interventi seri. Assolutamente sì, dopo questa giornata noi sabato 11 insieme a tutte le associazioni anche nazionali saremo qui presenti. È un primo momento in cui rivendicheremo delle politiche assolutamente diverse, perché questa è l'ennesima tragedia di una lunga serie di politiche sbagliate, insomma, che hanno portato alla morte di donne, bambini e uomini che viaggiavano e chiaramente si aspettavano di trovare una vita diversa. Non si può ragionare in termini securitari, ma è chiaro, insomma, che bisogna intervenire pensando che il valore della vita è un valore alto, e chiaramente, insomma, anche rispetto alle questioni dell'accoglienza va invertita assolutamente la rotta.